con Luigi Sbarra qui a Montestella per parlare di intelligenza artificiale. Il mondo del lavoro si trova ad un bivio con l'intelligenza, perché può essere un bene e, come ha detto lei, può avere anche dei risvolti negativi. Sì, sono processi che vanno governati, vanno regolati attraverso la condivisione, attraverso la partecipazione. Ecco perché la politica a cui Papa Francesco fa riferimento deve assumersi una grande responsabilità di essere soggetto e interlocutore con le grandi aziende che stanno in questo momento cominciando a produrre pacchetti e progetti sull'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo accompagnare questa transizione digitale valorizzando la persona, mettendo al centro la conoscenza, le competenze, il sistema della scuola e dell'istruzione per non avere ricadute negative sul mondo del lavoro. C'è il rischio che molti lavori noi li perderemo per effetto dell'impatto forte che avranno le tecnologie, ma si apre anche una prospettiva interessante di crescita, di nuova occupazione. Ecco, noi dobbiamo tenere in equilibrio, come ci ripete sempre Papa Francesco, il tema della digitalizzazione, della robotica, dell'intelligenza artificiale con un nuovo umanesimo del lavoro che metta in priorità e a dignità il valore della persona, la qualità e la stabilità del lavoro. Allora, l'intelligenza artificiale è da ritenersi una risorsa, a mio avviso, una risorsa soprattutto in ambito educativo. Se valorizzata come risorsa, certamente può contribuire a personalizzare gli apprendimenti, a favorire i processi di inclusione, a superare i gap linguistici, soprattutto per gli studenti stranieri neoarrivati in Italia. Ritengo che i rischi ci sono, certamente i rischi ci sono, e che sono correlati più che altro alla possibilità che sia l'uomo al servizio della macchina e non viceversa. Sottolineo l'importanza invece che venga costruito un umanesimo digitale in cui anche l'intelligenza artificiale e soprattutto l'intelligenza artificiale ponga al centro di tutto la persona, con tutte le sue peculiarità. Quindi nel momento in cui la persona con i suoi valori, i suoi principi viene sempre posta al centro e tutto viene regolamentato dalla centralità della persona, ritengo che qualunque rischio, qualunque problematica si paventi possa essere tranquillamente superata. Naturalmente il tutto viene rimesso poi alla regolamentazione che i nostri legislatori potranno dare, ma abbiamo sempre comunque una bussola che orienta l'operato di tutti noi, che è appunto la Carta Costituzionale. Rifacendoci sempre alla Carta Costituzionale, ogni problematica potrà sicuramente essere affrontata e superata nel migliore dei modi. Grazie. Sono ben lieto di ospitare qui questo bellissimo momento formativo, perché Montestella si presta non solo per la parte spirituale ma anche per la parte culturale. Certamente l'intelligenza artificiale ci stimola ad entrare in una forma di riflessività per un buon discernimento di questa nuova opportunità che noi abbiamo. Certamente dobbiamo ricordare che l'intelligenza artificiale è fatta dall'uomo e quindi più umani siamo, più saremo capaci anche di gestire questo momento di transizione che ha i suoi rischi, come il Santo Padre ci ha ricordato, ma anche le sue opportunità. La diversità dei saperi a mettere dei principi etici attraverso i quali è possibile creare dei percorsi, credo che possa essere utile anche all'umanità questa intelligenza appunto artificiale. È stato un convegno molto interessante, con ospiti illustri, dal segretario Luigi Sbarra, Dominiani, non vorrei dimenticare qualcuno. Sono trattati molti temi interessanti riguardo l'intelligenza artificiale, sia dal tratto giuridico, sia dal tratto giornalistico, sia sistema scolastico, della formazione.
convegno avvenuto nella località di Montestella, che è il fiore all'occhiello del comune di Pazzano, che ahimè pochi giorni fa è uscito fuori dalla lista del patrimonio dell'umanità. Stiamo lavorando per rimediare a questa cosa. Come diceva Don Enzo, la politica non è una cosa che è molto utile e deve essere utilizzata bene. Penso a quello che direbbe il mio amico Pino Daniele di questa iniziativa, direbbe: per te, capito, a te ti piace fare un professore. Io penso che questa musica vi serva per capire qualcosa in più di voi, perché io non lo sapevo da giovane, ma dentro queste canzoni c'era una parte di me e io ho continuato a coltivarla. Ecco, questo è veramente l'augurio che faccio ai ragazzi, ma in modo serio, nel senso che ci sono tante cose di noi che ignoriamo. Forse la musica, la grande musica, ha questo compito di farci capire qualcosa in più di noi, di farci capire dove andiamo. Poi dove andremo nessuno lo saprà. Di lettere, e posso dire che veramente è stato un momento indimenticabile quello che abbiamo vissuto noi docenti, ma anche i nostri alunni. I ragazzi devono essere educati anche ad altre attività che non sono solo quelle scolastiche, ma che danno la possibilità di conoscere il mondo. I sogni sono l'anima di un percorso di crescita. Sognate. Non stancate per sognare. E guai a chi vi dice che state sognando qualcosa di irrealizzabile. Fregatevi, perché se avete deciso nella vita di fare qualcosa, non potete non sognare.
pubblica amministrazione continua a pagare in ritardo i suoi fornitori, con un debito che ammonta a circa 50 miliardi di euro e che è rimasto praticamente immutato negli ultimi 5 anni. Tra acquisti, forniture, manutenzioni e spese energetiche, nel 2023 lo Stato italiano ha sostenuto un costo complessivo di 122 miliardi di euro, ma secondo i dati forniti dalla CGA non è riuscito a onorare tutti gli impegni economici nei tempi previsti. Tra le amministrazioni più lente, i comuni, in particolar modo quelli del Mezzogiorno. Sebbene la situazione negli ultimi anni sia migliorata, nel 2023 la situazione più critica si è registrata a Napoli, dove i fornitori sono stati pagati con 143 giorni di ritardo. In controtendenza, invece, il comune di Palermo, che nel 2023 ha liquidato i propri partner commerciali con 65 giorni di anticipo. Nessun altro comune capoluogo di provincia d'Italia ha fatto meglio. Al centro-nord invece il quadro generale è in massima parte positivo. Per quanto riguarda le amministrazioni regionali invece, al netto di Molise, Abruzzo e Basilicata, le altre realtà registrano delle performance più che buone, soprattutto al centro-nord. Anche i ministeri italiani faticano a rispettare i tempi previsti dalla legge. L'anno scorso 9 su 15 hanno liquidato i propri fornitori in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali. Tra i 5 principali paesi europei, l'Italia ha il dato peggiore per evasione dell'IVA. Abbiamo un gettito potenziale di 135,58 miliardi di euro contro 120,98 miliardi effettivamente riscossi e un gap di 14,6 miliardi pari al 10,8%. È quanto emerge da un rapporto del Centro Studi di Unimpresa. La Germania ha un gap IVA del 2,8%. La Francia, pur avendo avuto problemi in passato, ha ottenuto, secondo Unimpresa, risultati migliori del nostro paese. Tant'è che il buco IVA transalpino è sceso dall'8,5% al 4,9% nel 2022. La Spagna rappresenta invece un vero e proprio caso di successo, con un ammanco IVA passato dal 5,5% allo 0,8% e un buco di appena 660 milioni. L'Olanda, con lo 0,2%, si distingue come il paese con il divario IVA più basso tra i principali paesi europei, segno, secondo Unimpresa, di un sistema fiscale estremamente efficiente e di alta conformità da parte dei contribuenti. Se si allarga il confronto a Belgio, Portogallo e Grecia, l'Italia risulta seconda solo a quest'ultima in termini di inefficienza nella raccolta dell'IVA. Il miglioramento dell'Italia tra il 2021 e il 2022 deve rappresentare uno stimolo ulteriore per il governo a proseguire nel percorso di riforma e semplificazione, dice il presidente di Unimpresa Giovanna Ferrara. Dio fa la grazia con la nascita di Giovanni Battista, riconosciuto anche come un segno di misericordia verso Israele, un uomo mandato da Dio che porta la speranza e la fiducia di un avvenire migliore perché centrato su Cristo e orientato al vero Messia. Così fra Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa, nella sua omelia durante i primi vespri della solennità di San Giovanni Battista, nel pomeriggio del 23 giugno, presso la cappella a lui dedicata nel monastero di San Giovanni nel deserto. In questo luogo, che richiama all'austerità e alla preghiera, i frati della custodia di Terra Santa e i fedeli locali hanno partecipato vivamente alla celebrazione, seguendo le orme di colui che è modello di discepolo e icona del missionario. Abbiamo bisogno di Giovanni Battista, che è uno che cambia il mondo per un mondo nuovo, per un mondo più umano, più fraterno, rivolto a Dio con la fede, con le opere. E abbiamo bisogno di uno coraggioso come Giovanni Battista, che grida nel deserto, che grida per la verità, per la pace, e poi anche per essere veri testimoni di Cristo. Alla fine della celebrazione, una processione si è avviata verso la grotta, dove secondo la tradizione Elisabetta si è nascosta dalla strage degli innocenti. Dopo la venerazione è stato proclamato il Vangelo che narra l'inizio della predicazione di Giovanni sulla riva del Giordano. La mattina del 24 giugno a Incarem, nella chiesa in cui si fa memoria della nascita di Giovanni,
Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, ha presieduto alla Santa Messa. Hanno concelebrato diversi sacerdoti, presenti cristiani locali e diverse comunità religiose. Per la comunità Koinonia di Giovanni Battista, che ha in questo santo il proprio patrono, è stata una gioia e un onore vivere questa solennità insieme alla chiesa locale. Per Ambra il luogo e la celebrazione sono un'occasione per ricordare le promesse che il Signore ancora oggi continua a realizzare nella nostra vita. La sfida è quella di custodirle nel cuore e anche continuare a ripeterle, a renderle vive, perché arriva il momento che Lui le realizza, perché nulla è impossibile per Dio. Vediamo da Santa Elisabetta e Zaccaria, loro erano anziani, lei sterile, eppure nonostante questo il Signore ha realizzato la promessa di dargli un figlio. Quindi sì, è una gioia essere qui e ricordare insieme quello che il Signore ha fatto, che può fare e che farà per ciascuno di noi. Nell'omelia il custode ha sottolineato i significati dei nomi di questa famiglia, che ancora oggi continuano ad essere un messaggio che Dio ci rivolge. Zaccaria significa il Signore si è ricordato. Elisabetta può essere tradotto con Dio ha giurato. E Giovanni vuol dire il Signore ha fatto misericordia. Zaccaria ed Elisabetta sono stati aiutati da Dio nel vivere questa speciale vocazione di dare alla luce Giovanni Battista, che è il precursore, colui che annuncerà Gesù presente nel mondo. E sono stati aiutati in un modo anche strano, se vogliamo, perché Zaccaria viene aiutato diventando muto. È una cosa che fa riflettere, perché quando non possiamo parlare siamo costretti a riflettere di più, a rientrare in noi stessi, a meditare, e difatti poi si vede che finiti quei 9 mesi di silenzio, quando la lingua di Zaccaria si scioglie, canta il Benedictus, che è questo bellissimo cantico in cui lui ricorda che Dio ha mantenuto il suo giuramento, si è ricordato le sue promesse e ha fatto misericordia. E così anche Elisabetta mi pare che sia una figura molto bella in questo suo nascondersi. Alla fine della Santa Messa, al canto del Te Deum, i presenti si sono recati in processione verso la grotta della nascita di San Giovanni per venerare il santo luogo e mettersi all'ascolto della parola di Dio, attualizzare la memoria dei grandi fatti che il Signore ha realizzato. Un momento anche per vivere la grazia dell'incontro e della fraternità francescana. Le comunità presenti a Encarem hanno preparato tutto per ricevere gli ospiti.